Dopo il sogno del... Non c'è il chiosco oggi a Rivignano, perché? Oggi non c'è il chiosco perché c'è la festa dei Santi e quindi tutti, come già anticipato da altri, stanno andando verso la piazza. Quindi a questo punto cosa tocca fare secondo te? Dimmelo tu. Ma andiamo in piazza a questo punto, va, che forse è meglio, perché qua direi che una valutazione attenta al chiosco di Rivignano come merita non si può assolutamente fare. Senza bere l'ultima. L'ultima è sempre stata bevuta, quindi la beviamo, però chiaramente la rubrica per quest'oggi non si è potuta fare. Bene, ma non è un problema, mentre noi andiamo in piazza cercando di limitarci con la festa, possiamo lanciare ufficialmente la doppietta di sabato scorso. Devi crederci, ci sarà una storia. Una storia d'amore, un mondo migliore. Devo fare una polemica, Presidente. Come può pretendere di vincere questa rubrica senza aver consegnato nelle mani di Magrini una caraffa? Lo so. La birra. Sì, c'è la birra, quindi aspettiamo adesso con ansia il maiale e il resto del cibo. Quanto conta, mister, la caraffa a cammino? Tantissimo, come vedi c'è un ricircolo di caraffe molto importante. L'America meno, sì, una grande novità. Magrini, questa pasta... No. Arriva in un momento importante, questo va detto. Adesso deve arrivare anche il maiale, lo stiamo aspettando veramente da tanto tempo. Maiale. Quanto conta il maiale nella vita? Beh, il maiale conta tantissimo per tutti, direi. Voto al chiosco di Camino. 9,5 al chiosco del... 9,5 al chiosco del... 9,5 al chiosco del Camino, quindi io credo... No. Che... Abbiamo dato 10 l'anno scorso, hai dato dei 10 l'anno scorso, delle cose... Dai, abbiamo visto la... No, qui c'è qui americano, caraffe di birre, paste, maiale... L'amicizia di una... io non ci sto, Presidente. No, non ci stiamo. Valutando ancora con più attenzione, dai, non si può non dare 10 agli amici del cammino. Di Pagagna è migliore del Friuli Venezia Giulia. Brava, infatti l'anno scorso ha vinto il chiosco di Pagagna. Certo. Quest'anno voto 10. 10 anche. E la coppa che tutti ambiscono di vincere. La concorrenza è sempre più agguerrita, quest'anno. Eh sì, arriviamo da Camino dove Magrini ha bevuto 15 caraffe, quindi non è facile. Beh, complimenti a Magrini che ne ha bevuto 15. Quanto conta il grigliaro nella vita? È fondamentale nella vita il grigliaro, perché senza di lui veramente non si potrebbero assaporare certi tipi di leccornia. Quanto conta Fagagna nella rubrica dei chioschi? La rubrica dei chioschi tantissimo, per Magrini direi che è essenziale. Confermo il 10 a Fagagna, non potrebbe essere altro. Per magari la lode direi che possiamo comunque aspettare. Cerchiamo di onorare questo bellissimo premio. Quindi, per chiudere, anche quest'anno a Fagagna si lotta per il titolo. Si lotta per il titolo, quindi complimenti alle ragazze, al chiosco di Fagagna, e quindi lotteranno anche quest'anno per la riconferma. Oh, sì.